Pescare un'idea e realizzarla. Se davvero vuoi imparare una cosa, l'unico modo è farla e rifarla. Osservare quello che succede, tentare altre strade, chiedere, sbagliare, sbagliare meglio, esplorare, capire. Ho osservato per 2 giorni delle mani disegnare e delle menti creare. Ho giocato e scoperto con loro. Ho trovato cose che non sapevo esistessero e concretizzato pensieri fino a quel momento intangibili. Questo mi ha ricordato ancora una volta il potere della ripetizione, la soddisfazione e frustrazione che rappresenta rifare la stessa cosa ancora e ancora. Ma arriva il momento in cui quel qualcosa è nelle nostre mani e diventa conoscenza, sapienza, e ogni tentativo fatto in precedenza diventa in un attimo il passato di cui non ci si ricorda più. Ognuno a suo modo, ognuno con il suo stile, con la sua passione e le sue paure, ognuno con la sua voglia di imparare, siamo stati capaci di creare insieme un'energia che univa tutti, seppur ognuno fosse nel proprio spazio e pensiero. Notare le differenze nell'essere simili, ascoltare il rumore dei silenzi, è un po' come riuscire a vedere quello che fino a poco prima era invisibile.